Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz. Siamo in onda con questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Intranocchi. Ugo Lombardi. Ciao Saluto la regia, Ugo Moreno da Modena. Ciao Ugo. Ugo. Ciao a Ciao. tutti quanti. Salutiamo i nostri ospiti, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, ben Salutiamo. trovato. Buonasera, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori e a voi in studio. È ancora con noi Pietro Orsatti dalle 18:30, non ha chiuso un attimo, ha continuato a parlare anche dopo. Ciao Pietro. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. E salutiamo naturalmente Massimo Bonelli, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Ciao, buonasera e un saluto circolare a voi tutti, inclusi i radioascoltatori. Allora, io passo subito la linea a Ugo per salutare tutto il network e poi di rientro a te Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Grazie Antonella. Ormai da diverso tempo Radio Saiuz si avvale della collaborazione di diverse web radio, che sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noi Radio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indi. Siamo comunque sempre presenti sulle due web TV, quella tramite il sito di Radio Saiuz e ovviamente quella su Facebook, sempre alla pagina di Radio Saiuz. Ovviamente entrambe le chat sono sempre aperte e io consiglio caldamente a chi ci segue di scriverci ovviamente, pronti a dar risposta. Ci si può raggiungere anche al numero di telefono che è il seguente: 0422 16 26 622, lo ripeto per sicurezza, 0422 16 26 622. Inoltre ci si può seguire anche sul nostro media center al www.saiuzmedia.it. Basta entrare come al posto login, basta scrivere ospite, non bisogna mettere nessuna password e ci si può seguire tranquillamente anche lì per la diretta. E ovviamente recuperare se si è persa qualche puntata, che comunque tutto il palinsesto di Radio Saiuz è anche pre è presente. E con questo è tutto, Antonella, vi ripasso la linea. che io do prontamente a Massimo Bonella. Massimo? Benissimo, io credo che questa linea abbia fatto parecchi chilometri questa sera perché sta girando Parecchi dappertutto. rimbalzi. Va bene, alle 22.06, buonasera dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV da Venezia. Dunque, subito una news questa sera sul digitale terrestre, precisamente sulla televisione della Carnia, che comunque copre tutto l'Alto Adriatico da Venezia fino giù alla Croazia, vale a dire a Video Telecarnia. Ci sarà il nostro settimanale Pineta Oggi Report condotto dal sottoscritto, nel corso del quale potremo seguire un'intervista all'autore del libro Quel terribile 92, mi riferisco al caporedattore della testata giornalistica Antimafia 2000, Aaron Pettinari. Ricordo dunque Quel terribile 92, 25 voci per raccontare l'anno che cambiò la storia a cura di Pietro Orsatti, postfazione di Salvatore Borsellino. Questa sera intorno alle ore 23, 22:50 circa, ecco, sintonizzatevi verso le 23, Video Telecarnia UHF 46 del digitale terrestre, questo per quanto riguarda coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico. Saluto, visto che siamo quasi in zona, anche i nostri connazionali che ci seguono dalla vicina regione dell'Istria, Istria croata, Istria slovena. Dunque, subito le notizie, ne abbiamo una, vedo un lancio, vi dico anche la fonte dal televideo, c'è una notizia giunta proprio pochi minuti fa, ve la riportiamo. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto 5 comuni calabresi per infiltrazioni mafiose. I provvedimenti adottati riguardano Lamezia Terme, Cassano allo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Ionica e Petronà. Dunque, questa è ecco, la news arrivata pochi minuti fa. Proseguiamo con altre informazioni prima di cedere la linea ad Antonella Intranò e al dottor Ugo Lombardi. Dunque, pensioni per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione.
per garantire futuro ai giovani, la CGIL chiama alla mobilitazione sabato 2 dicembre dopo l'esito insufficiente del confronto col governo su pensioni. 5 le manifestazioni con lo slogan pensione, i conti non tornano. Appuntamento a Roma in Piazza del Popolo, dove parlerà il segretario Camusso. A Torino in piazza San Carlo, a Bari in piazza Prefettura, a Palermo in piazza Verdi e a Cagliari in piazza Garibaldi. Il Tribunale dell'Aia ha condannato all'ergastolo l'ex generale Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache, nel conflitto in Bosnia del 1992-1995. Mladic è accusato di genocidio e crimini contro l'umanità per il massacro di Srebrenica. Lì furono sterminati 8.000 musulmani, la peggiore esecuzione di massa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Carcere a vita anche per l'assedio di Sarajevo. Mladic, durante la lettura del verdetto, è stato allontanato dall'aula dopo uno scoppio d'ira contro la corte. Pensate a sta bestia, cosa si è messo a fare. Andiamo avanti, si è svolta la tumulazione dopo una breve benedizione della salma del boss Totò Riina nel cimitero di Corleone, dove era nato 87 anni fa. La figlia Lucia, protetta da un cordone di poliziotti, ha lasciato il cimitero insieme al marito senza voler rispondere ai giornalisti. Stamane la salma era sbarcata al porto di Palermo, proveniente da Parma, era stata imbarcata a Napoli. Il tretto che la trasportava è attraccato in un molo blindato da polizia e carabinieri. Alle 22.10 è tutto per le Top News, linea che torna al programma Osservatorio Antimafia, condotto da Antonella Intonò e il dottor Ugo Lombardi. Saluto anche i vostri ospiti, vedo che avete ospiti interessanti, importanti, quindi buona diretta, noi ci sentiamo la prossima settimana. Prego Antonella. Grazie Massimo. Grazie Massimo, naturalmente se ci sono aggiornamenti ci segnali la notizia. Ciao. Allora, torniamo con i nostri ospiti, ripeto, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com e Pietro Orsatti. Allora, Massimo in chiusura ci ha dato l'apertura, nel senso apriamo proprio con la morte di Salvatore Riina, una morte che sottolinea anche forse la chiusura di una epoca, di una certa epoca di Cosa Nostra. Scarpinato propone 3 scenari differenti: o ci sarà un nuovo capo, che potrebbe essere, dovrebbe essere Messina Denaro, o si aprirà una transazione difficile, o ci sarà un accordo per ricostituire la commissione provinciale, perché sostanzialmente da che Riina è stato arrestato la commissione non si è più potuta riunire, sono stati arrestati tantissimi boss che la componevano, per cui allora, di fronte a tutto questo, Aaron e Pietro, secondo voi qual è lo scenario che si apre? Quali sono i cambiamenti, soprattutto gli equilibri di potere che cambieranno all'interno di Cosa Nostra? Vuoi iniziare tu magari, Aaron? Ma, diciamo questo, sicuramente un'epoca con la morte di Totò Riina, perché fino a prova contraria, addetta dagli stessi boss mafiosi, Totò Riina era e restava comunque il capo di Cosa Nostra, o comunque senza il quale certe regole interne non si sarebbero mai potute modificare. Questi sono dati che si ricavano non da mere opinioni, ma semplicemente guardando le indagini che ci sono state in questi anni. Penso per esempio al 2008, l'operazione Perseo, quando i boss della cupola proprio mafiosa, i vari capi mandamento di Palermo, si volevano riunire riorganizzando proprio la commissione provinciale. E di fatto già all'epoca si erano posti proprio il problema del fatto che Riina non era stato informato, e finché c'era Riina, senza il benestare di Riina non si sarebbe potuto fare nulla. Nel 2015 sempre due boss mafiosi importanti come Santi Pullarai e Mariano Marchese, due capimafia della vecchia scuola, se così si può definire,
intercettati dissero, commentando lo stato di salute all'epoca non, ovviamente non buono, ha ridotto a un vegetale Bernardo Provenzano, commentando dicevano di fatto finché non se ne vanno Provenzano, Rina e anche tutti quanti gli altri corleonesi, la luce non si vedrà mai, non si vede. Cosa significa questo aspetto? Significa che appunto fino a quando non sarebbero morti i due capi mafia per eccellenza, quindi Totò Riina e Bernardo Provenzano, Cosa Nostra sarebbe rimasta dietro a certi schemi, certe regole che comunque ha sempre avuto o si era data. Lo scenario che, di cui parlava il procuratore generale Scarpinato, credo che sia giusto, sia corretto, insomma, per più punti di vista, anche perché in questo momento ci sono diversi capi in libertà, sono stati scarcerati diversi boss mafiosi, sono a piede libero soggetti come Gaetano Scotto, soggetti come Matteo Messina Denaro, ovviamente il boss della Panese, io non so se lui sarà veramente Cosa Nostra, probabilmente sarà più impegnato a coprire la sua latitanza o a gestire i suoi affari nel Trapanese. Certo è che storicamente Cosa Nostra, anche quando c'era da riorganizzare appunto nel 2008 la cupola, a Messina Denaro chiede uno sta bene, quindi e lui glielo dà, che, dicendo appunto che non è, dando delle ambasciate, nelle ambasciate diceva che non c'erano problemi dal di riorganizzazione, basta che ognuno diciamo che ci sia la giusta comunicazione, questo diceva Matteo Messina Denaro, e quindi la situazione in questo momento è di attesa. Io credo che il rischio di tornare a sparare lo ricaviamo dai fatti più recenti. Penso all'omicidio proprio del boss Dai Notti il giorno prima delle commemorazioni di Capaci lo scorso maggio. Pietro? Beh, la situazione è abbastanza difficile da interpretare, perché, come diceva benissimo Aaron, gli scenari sono, e come poi aveva anche detto, ha dichiarato subito dopo la morte il procuratore capo di il procuratore generale di Palermo Scarpinato. La situazione, sicuramente Messina Denaro giocherà un ruolo in tutta questa vicenda, anche perché è praticamente l'unico superstite ancora in libertà del gruppo che ha condotto le stragi del 92 e del 93, quindi di fatto ha sicuramente un peso su questo. Poi tutti i calcoli che stiamo facendo non fanno conto sulla trasformazione in qualche modo in atto. Oggi ne chiacchieravamo un attimo con Aaron proprio al telefono, che ci sono dei soggetti che erano i perdenti di Cosa Nostra all'epoca della mattanza, che in parte sicuramente i capitali, ma anche alcuni personaggi sono rientrati, cioè i perdenti della guerra di mafia che aveva condotto i corleonesi ai vertici di Cosa Nostra. Quindi anche questo soggetto molto forte finanziariamente e poco colpito negli ultimi anni dalla giustizia, perché comunque hanno un profilo più aziendalista, chiamiamolo così, mafioso, è abbastanza inquietante come situazione, cioè nel senso che è più che inquietante, è difficilmente interpretabile. Comunque il pericolo di qualche scontro, di qualche recrudescenza di una piccola guerra di mafia, se non una media o grande guerra di mafia, la possibilità c'è comunque, perché comunque dopo 40 anni quasi di potere assoluto dei Corleonesi. Quella storia, in qualche modo, ho l'impressione che Cosa Nostra, tutta quanta, quindi non soltanto la provincia di Palermo, di rimuoverla, è un'eredità scomoda. Quindi sembra che lo scontro che avviene all'interno di questa organizzazione malavitosa non sia per
contenere o comunque conquistare o perlomeno gestire il territorio che dovrebbero già aver diciamo diviso, ma per diciamo una supremazia. Cioè voglio dire, l'eventuale decisione di ammazzamenti non è per fare ancora territorio, ma per stabilire chi è il più forte. Tecnicamente diciamo questo, la commissione era stata creata. Verrebbe voglia, scusami se interrompo, di dire perché non hanno fatto loro un ufficio stampa, così lo chiedevamo a loro, visto che hanno fatto anche le elezioni. Insomma, una battuta ironica, insomma, in questo caso, forse non sarebbe così organizzati come sono. Beh, diciamo che loro, da un punto di vista pratico, la commissione era stata organizzata storicamente proprio per decidere i delitti più grandi o per decidere diciamo quelle operazioni che le varie famiglie mafiose in provincia di Palermo e non solo dovevano, perché poi c'era la commissione provinciale, la commissione regionale, dovevano organizzare, realizzare di concerto. Poi piano piano, dopo la guerra di mafia, quella storica, con vengono soppiantati i vari Bontade, i vari Badalamenti, l'ascesa dei Corleonesi, l'ascesa di Rina, quella, diciamo, commissione provinciale era un profondo che era rimasto in qualche maniera, ma è ovvio che il capo assoluto, colui che alla fine prendeva le decisioni, magari certamente non da solo, però comunque con un forte appoggio, c'era gente, ricordiamo, lo stragismo va avanti anche dopo Totorrina, insomma, quindi c'era una sfilza di persone che la pensava esattamente come lui e che quelle stragi le ha fortemente volute, dando a mio avviso seguito a ordini che venivano anche da altre parti. Questo è il mio pensiero, non so se Pietro lo condivide, però questo è il mio pensiero, insomma, che dietro alle stragi, quanto è accaduto nel 92-93, nasconde dei segreti che ancora non sappiamo, che magari Totorrina si è portato in una tomba, e che per scoprirli forse servirebbero quei famosi documenti spariti dalla sua abitazione in via Bernini, quando è stato arrestato, visto che non è stata mai fatta. Oggi una commissione può servire, può avere un suo perché, alla stessa maniera per decidere sempre, deliberare le cose più importanti, ma è nelle cose che la gestione del territorio è più consegnata nelle mani di ogni singolo mandamento, basta che non ci si pesta i piedi. Ecco, forse bisognerà capire il rischio di guerre tra i vari boss emergenti e quant'altro è proprio perché c'è una sorta di corsa al potere tra quelli che erano le vecchie figure, i vecchi padrini che in qualche maniera comunque stanno tornando in libertà, perché dobbiamo ricordarci, sì, ci sono stati i boss stragisti, molti sono condannati all'ergastolo, ma non tutti. Molti stanno anche uscendo di questi capi mafia, e non è un caso che per esempio proprio oggi c'è stata, proprio in questi giorni, ieri c'è stata un'operazione come quella, l'operazione Falco a Palermo, a Santa Maria del Gesù, dove vengono rispuntano fuori i nomi che erano stati poi professati innocenti per la strage di Via D'Amelio, ma comunque penso ai Vernengo, a Cosimo Vernengo, cioè rispuntano fuori i nomi della vecchia mafia, che in qualche maniera sono tornati esattamente nei posti in cui erano. Pietro, a questo punto dobbiamo sapere se condividi. No, non solo condivido, penso che lo scenario sia più incastrato, in qualche modo sempre scarpinato quest'estate, aveva tirato fuori una serie di valutazioni di come si sta trasformando la mafia, quasi come se ci fosse una scissione di censo all'interno dell'organizzazione mafiosa. Sicuramente i Corleonesi hanno rappresentato, in particolare nella fase finale prima delle stragi e poi successivamente proprio nel periodo stragista, un punto di contatto fortissimo con pezzi di altre forze più o meno occulte che hanno portato alle stragi del 92 e del 93.
Sicuramente sono stati parte, sicuramente sono stati strumento, sicuramente la morte di Riina e la morte di Provenzano prima, senza che queste due figure dessero delle informazioni, collaborassero, semplicemente cercassero di dare, di far emergere questa relazione, se non alcuni dettagli nelle intercettazioni in carcere di Riina negli ultimi anni. Ma lì la situazione è che in realtà Cosa Nostra ormai ha due facce, una faccia che è quella tradizionale, una faccia che è tutta finanziaria, che è tutta politica e finanziaria, che quasi non coincide più con Cosa Nostra, quella che conosciamo, che immaginiamo, cioè quella violenta, anche imprenditoriale, anche politica, ma molto violenta, mentre gioca con un altro tipo di violenza, che è la violenza dell'impresa, degli affari, delle speculazioni economiche, del potere che può avere la disponibilità di enormi quantitativi di denaro. Lì la questione è sicuramente ora abbiamo meno possibilità di capire che cosa è successo in quegli anni, 25 anni fa, ora abbiamo ancora più difficoltà a interpretare come quella storia si sia poi trasferita nella nostra storia quotidiana di questi ultimi 25 anni. La morte di Riina, in qualche maniera, in questa maniera, senza prevista, nonostante che fosse ampiamente prevista, eccetera, lascia un po' di amaro in bocca, perché forse non si è riusciti a fare alcuni passaggi che in qualche modo potessero portare, non dico una collaborazione, ma in qualche maniera a far emergere, senza mai parlare. Quindi secondo voi la morte di Riina non porterà nessuno di quelli che sanno a parlare, non ci sarà nessuna svolta in questo senso? Io penso al contrario, che ci hanno tirato un bel sospiro di sollievo. Dunque, io sono rimasto un po' così stupito, se non ricordo male, se non so male, che hanno fatto l'autopsia sul cadavere di Riina. Che serviva questa autopsia? Per affermare per legge obbligatoria, è un atto dovuto. È morto in carcere, quindi per è obbligatorio fare l'autopsia sul cadavere. È un atto dovuto. Eh sì, infatti purtroppo accade questo, cioè purtroppo è una legge di Stato per cui... Pensavo fosse per, no, no, per lo studio dell'Ombroso. No, non credo purtroppo. Però scusate, già tempo fa era stata comunque registrata all'interno di Cosa Nostra una certa spinta al cambiamento, proprio perché l'ambiente in cui opera è decisamente diverso, è molto molto cambiato rispetto alla organizzazione che vedeva un Totorino, diciamo, più attivo, nel senso solo che era libero, quindi le cose poi sono molto cambiate con il suo arresto. Secondo voi è quella la direzione che si vuole prendere, una direzione prettamente finanziaria, come i dati insomma sembrano riportare? Ma io credo che, come diceva, ricordava Pietro, riguardo alle dichiarazioni del procuratore generale Scarpinato, di queste, ma l'hanno detto anche altri magistrati come Matteo, di recente anche il neo procuratore capo nazionale antimafia Caffiero De Rao, cioè la mafia in generale ormai sta prendendo una direzione che è più portata a quella affaristica, a quella del mondo della finanza, al mondo degli affari, sempre più commissionata al mondo dell'imprenditoria, della politica, cioè stanno cambiando, o meglio, forse per certi versi si sta ritornando all'antico, ma comunque quindi inabissandosi sempre di più. Oggi la mafia mira, e non è un caso, credo che l'ex procuratore aggiunto di Palermo, Teresa Principato, oggi la Procura Nazionale Antimafia, quando lei era la responsabile, la referente, la coordinatrice del pool di magistrati che dava la caccia a Messina Denaro, e in una delle sue ultime
dichiarazioni aveva raccontato, aveva detto che dalle indagini emergeva di come Messina Denaro fosse protetto a livello alto da ambienti dell'imprenditoria e ambienti della massoneria. Questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che la mafia di oggi, quella ricca, quella potente, che non è solamente quella delle estorsioni, quello certo ha sicuramente un peso, ma riguarda un peso minimo per il controllo del territorio, per eventualmente cercare di dare quella minima economia, garantire quella minima economia ai carcerati, come hanno raccontato appunto le indagini più recenti, ma i veri affari si fanno in altri luoghi, in altre sedi. In questo senso Cosa Nostra forse sta cercando di recuperare quel terreno che aveva un po' perso nel corso degli ultimi anni, proprio colpita dagli arresti, dall'ondata di arresti post-stragi, e insegue quella che è oggi la mafia più potente italiana, ovvero l'andrangheta, la criminalità organizzata calabrese, che da questo punto di vista ci sono collegamenti, contatti davvero molto più alti, sia a livello istituzionale che a livello imprenditoriale, che a livello, insomma, anche di quelle tra virgolette massonerie deviate, che poi sono quell'ambiente viscido e poso dietro dove forse si nascondono tanti tanti problemi oggi che abbiamo in questo paese e non solo. E Aaron, ho letto, non so se in tuo articolo, Pietro. No, vai con la domanda da Aaron, la capacità che ho capito. Io ho letto, non so chi l'ha scritto, se Aaron, adesso non ricordo, a proposito del pentito Vito Galatolo, un pentito che parla di un progetto ancora operativo per l'uccisione, si parlava durante la vita di Rina, ma sembra che sia ancora l'uccisione di Nino Di Matteo è un progetto ancora operativo. Questo, insomma, cosa ne pensate voi? È una cosa credibile? Io ritengo di sì, perché non è un... il progetto di morte, per quanto riguarda allora la questione è questa: ci sono state delle indagini, c'è stata un'archiviazione, c'è stata di quell'indagine, però nelle archiviazioni io ho letto il documento, nel decreto di archiviazione comunque si parla del fatto che il progetto di non solo viene data l'attendibilità a quanto riferito da Vito Galatolo, ma si parla appunto del fatto che quel progetto di morte è ancora operativo, o perlomeno diciamo non è stato mai revocato, non è stato mai dato un ordine contrario. Rina ha dato un avallo, ma quell'ordine, in base alle parole di Vito Galatolo, partiva da qualcun altro, veniva da un'altra parte. E certo, è vero, vanno contestualizzate, le minacce vanno contestualizzate nel momento in cui queste vengono fatte, così come vanno contestualizzati i tempi in cui il collaboratore di giustizia Vito Galatolo parla. Quindi siamo nel 2014, racconta di riunioni nel dicembre 2012, quindi processo trattativa in appena iniziato, non ancora iniziato, si stava per entrare nelle indagini preliminari. Comunque eravamo nel momento di massimo scontro istituzionale riguardo a quell'inchiesta, con tutti i PM di Palermo che erano osteggiati da tutte quante le parti. Di fronte a questa ostilità, diciamo, in quel momento è chiaro che la mafia poteva avere non una motivazione in più, ma un terreno più florido per intervenire. Ma nel momento, da quello che racconta Vito Galatolo, Messina Denaro, nella lettera in cui dice mi hanno chiesto, ci chiedono di fare questo attentato, e lo chiede ai boss palermitani, e stavolta siamo coperti, bisogna fermare Di Matteo perché è andato troppo oltre. Quindi significa che davano fastidio un certo tipo di indagini che... E Matteo, gli uomini del pool antimafia, perché oltre a Di Matteo in quel periodo storico venivano trovate lettere anonime dentro l'ufficio del procuratore generale Scarpinato, venivano trovate sparivano chiavette dentro la casa di Roberto Tartaglia, cioè c'erano tutta una serie di grandi anomalie.
Quindi, a mio avviso, il fatto che Rina muore, Rina dava assolutamente un avallo, ma l'ordine viene da un'altra parte. Il fatto che ancora non si è trovato l'esplosivo, per me non è indice di un qualcosa che non c'è più o un rischio che non c'è più. Per me il rischio è assolutamente veritiero e resta comunque valido. Del resto, non è solamente Vito Calatola a parlare di questa cosa, ma sono stati più collaboratori di giustizia. Pietro, non so se Pietro vuol dire qualcosa. No, perché fra l'altro non, sulla vicenda, su tutta la vicenda delle minacce e dei rischi che ha corso e continua a correre Nino Di Matteo, penso che si sia fatto un grande lavoro di informazione, eccetera, ma anche penso che ci sia stata in qualche modo una sovraesposizione che ha creato una sorta di impedimento grosso che ha avuto Di Matteo nella conduzione del suo lavoro negli ultimi anni. Fondamentalmente hanno già ottenuto semplicemente facendo la minaccia e facendolo arrivare in quella maniera attraverso l'intercettazione, eccetera. Hanno già ottenuto il loro. Infatti, lui sapeva di essere, sapeva benissimo di essere intercettato. Certo che sapeva. Queste stesse minacce, e voi siete più informati, queste stesse minacce lui credo le abbia rivolte anche a Matteo Messina Denaro, quello che lui chiamava la luce, no? Il venditore di pali. Sì. No, ma questo tipo di minaccia a volte serve, al di là che può assumere, visto che poi stiamo parlando di una minaccia e di un ordine partito probabilmente non da Rina, ma avallato solo da Rina, lì dobbiamo anche capire che queste minacce a volte, proprio nel momento in cui scattano, in cui arrivano, eccetera, già creano, già ottengono il risultato, perché impediscono tutta una serie di operazioni, sto pensando sia ai magistrati a cui aumenta la sicurezza, aumenta la tensione, la sovraesposizione e così via, sia ad esempio un giornalista che spesso non riesce a lavorare semplicemente perché sotto scorta eccetera non può fare il suo lavoro di cronista di strada senza essere sempre visibile o comunque dovendo fare sempre i conti ad esempio con una scorta, casomai sta indagando su rapporti fra mafiosi e pezzi deviati delle forze dell'ordine, quindi lì potrebbe essere, cioè già quando c'è la minaccia già si è ottenuto il risultato, cioè questa purtroppo è già questo, però la questione che invece mi sta a cuore tentare di far emergere è che Cosa Nostra è profondamente cambiata. Diciamo, dopo le ultime grandi catture, cioè stiamo parlando di Lo Piccolo, Provenzano, Raccuglia, in cui abbiamo tre elementi molto forti del potere, del residuale potere colonese. Di fatto i colonesi mantengono una sorta di leadership carismatica, ma di fatto non hanno più quel tipo di capacità militare per reggere una serie di per reggere anche semplicemente uno scontro, mentre ci sono altre zone non palermitane che in questi anni sono emerse con forza, cioè una riemersione nonostante i moltissimi arresti che hanno colpito di Santa Paola nei decenni scorsi, numerosissime condanne. C'è una riemersione dei catanesi, che oltretutto risultano molto violenti e molto armati. C'è tutta questa emersione della mafia rurale, che poi non è la mafia di gente con la coppola e la lupara, lì si parla di enormi business legati a fondi europei, eccetera, nell'entroterra palermitano, nell'entroterra siciliano, la cosiddetta mafia dei pascoli. C'è questa enorme recrudescenza di incendi estivi che hanno assunto negli ultimi 2 anni, in particolare in Sicilia, caratteristiche quasi di terrorismo.
penso semplicemente due anni fa, quando partirono i primi grossi incendi nelle Madonie, quando improvvisamente partirono 19 o 20 focolai nella zona di Cefalù, e Cefalù stava per essere in piena stagione turistica evacuata, evacuato l'ospedale che è stato quasi raggiunto dalle... E miravano la gente. Non soltanto al danno, per poi casomai fare ricatti o fare operazioni immobiliari, operazioni speculative e così via. C'è una mafia molto violenta, che non è una mafia, diciamo, soltanto con la coppola, ma anche una mafia che fa circolare molti soldi. I finanziamenti europei sull'agricoltura nel sud dell'Europa sono ingenti l'organizzazione mafiosa da sempre, storicamente, sia 'Ndrangheta che Cosa Nostra hanno tentato di metterci le mani sopra. La questione è che non abbiamo una mappa vera e propria, perché i corleonesi in qualche modo avevano congelato tutto, anche la lettura della realtà mafiosa. E questo ci rende molto difficile capire, perché sono rientrati gli americani, i cosiddetti scappati, in gran parte. Sono rientrati dei capitali ed è evidente. Il potere dei corleonesi è diventato molto fragile, perfino a Corleone. Per paradosso, probabilmente nell'area del corleonese chi comanda, cioè chi è la famiglia più che comanda, la famiglia più forte in questo momento, sono le famiglie più verso dei comuni, non verso Palermo, ma verso Agrigento, per intenderci, quindi dall'altra parte della piana del Colonnese, dalla piana del grano. Quindi anche questo fa capire quanto il potere dei colonnesi sia stato colpito giustamente dalle forze dell'ordine e sia stato profondamente intaccato. E poi abbiamo tutto questo mondo di rapporti, di relazioni, con apparati dello Stato deviati, la massoneria, la grande finanza, la politica, che ancora non abbiamo avuto la possibilità di capire fino in fondo. E non sappiamo cosa si nasconde dietro questo, soprattutto nei rapporti con gli apparati, con i pezzi degli apparati deviati. Cioè, quando prima raccontavamo l'accenno, la mancata perquisizione del covo di Lina, fatta apposta. Già questo ci fa capire, ma anche i dubbi, basta andare a vedere esattamente dove viene raccontato il luogo esatto dove è stato arrestato Lina, ed è molto difficile che sia andata come ce l'hanno raccontata, proprio in termini logistici. Esatto. Ma anche la durata delle latitanze, dei latitanti. Esattamente. Fra qualche giorno sono 10.000 giorni che il latitante è messo in denaro, insomma. Quindi... ma c'è una considerazione che, diciamo, viene un po' così spontanea. Non so le regole che vigono all'interno del gruppo mafioso, eccetera. Qui ci sono dei parenti di una persona che è morta. E c'è stato il direttore Giorgio Bongiovanni che ha fatto un articolo, mi pare, dove sollecita i parenti ad avere un atto di pentimento, insomma. Secondo voi i parenti del signor Rina che è morto potrebbero avere difficoltà, insicurezza, diciamo, di esistenza, o potrebbero essere continuare ad essere rispettati, fra virgolette, così come lo sono stati fino ad ora? E a me personalmente penso che, al di là dell'ottimismo o delle speranze di Giorgio, che le capisco perfettamente, magari questi parlassero, facessero qualche pentimento, eccetera. Ma al di là di Ninetta Bagarella, io penso che i figli di Rina sappiano veramente poco. Ninetta è un'altra cosa, la moglie, ed è veramente lei l'incarnazione di quella storia. Quando era in carcere si diceva che se girava con un certo tipo di ombrello per strada o meno, si capiva se era la giornata per la raccolta del pizzo o meno. Cioè, qualcuno dirà l'uomo forte, Ninetta Bagarella del clan Rina. Cioè, lì stiamo parlando di storia e personaggi, e non credo che Ninetta Bagarella... che non ha detto una virgola
50 anni di storia, eccetera, da farlo. E i figli penso che sappiano veramente poco di questa stagione. Quindi anche i figli, diciamo, quelli che hanno hanno avuto, non sto parlando delle ragazze, ma che hanno avuto problemi con la giustizia. Quello che penso è che invece devono proseguire le indagini su quegli anni, sul 92 e sul 93. Non so quale sarà il risultato del processo trattativo, ma sicuramente, anche se dovesse essere un risultato non definitivo, bisognerà comunque cercare di capire quegli anni, per capire qual è veramente stato il rapporto fra il potere visibile di pezzi della politica, di pezzi della massoneria, di pezzi degli apparati dello Stato e l'organizzazione clandestina, quindi il potere invisibile di Cosa Nostra. Questo dobbiamo sperare, dobbiamo batterci proprio in termini sia di informazione che di impegno civile, perché se non risolviamo con gli anni non risolviamo neanche quello che è successo dopo e dove siamo messi adesso. E Aaron, che ne pensa? Aaron, che ne pensi? Io i parenti innanzitutto le ultime, soprattutto l'ultima considerazione che stava facendo Pietro riguardo alla ricerca di verità di quel periodo storico, senza il quale non potremmo mai capire e comprendere in fondo appunto quello che siamo oggi, o anche la direzione che si è presa, la direzione che stiamo continuando a prendere, perché questo è la visione, diciamo, che si deve cercare di avere in questo momento. Il problema, per quanto riguarda la provocazione, che è ovvio che si trattasi di provocazione, quello che auspicava il nostro direttore Giorgio Bongiovanni, di un eventuale... Era uno splendido pezzo. Prego? È uno splendido pezzo, fra l'altro. Sì, è praticamente... Di cercare, diciamo, in qualche maniera di stimolare un eventuale, è ovvio che le speranze sono espresso che nulle, si è visto oggi, Ninetta Bagarella non ha espresso neanche una parola di fronte alla morte del marito, hanno parlato le figlie, neanche i figli hanno parlato a momenti quasi, Salvuccio Rina ha detto qualcosa su Facebook, nelle social network, hanno chiesto il silenzio, non so, probabilmente è vero, lui sa poco o nulla, io credo che qualcosina in più potrebbe sapere il figlio Giovanni, il figlio più grande in carcere per aver compiuto un omicidio, anzi quattro omicidi di fatto. È condannato all'ergastolo definitivamente, lui aveva a che fare molto più da vicino con un altro soggetto che secondo me in questo momento la palla tra virgolette dei segreti oltre ad averle in mano un soggetto come Matteo Messina Denaro, appunto, a cui alcuni collaboratori di giustizia importanti come Antonino Giuffrè hanno dichiarato che sono stati dati a lui i documenti di Rina, quindi bisogna che potrebbero essere dati a lui, di Quentirina, quindi bisogna stare molto attenti a queste dichiarazioni di soggetti che erano all'interno della cupola mafiosa, ai tempi di Provenzano. La palla della verità, dicevo, è nelle mani di Luca Bagarella e i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo Graviano. In particolare questi quei soggetti che oggi sono in carcere all'ergastolo al 41 bis, stanno zitti, stanno facendo i bravi mafiosi, i bravi capi mafia, ma proprio alla luce di quelle dichiarazioni che Giuseppe Graviano ha più volte detto sia al processo dell'Utri, per chi c'era all'epoca, credo, non so Pietro se tu eri presente, sì che c'ero, e ricorderai bene che insomma Giuseppe Graviano e Filippo Graviano in più occasioni, e lo stesso Luca Bagarella con le sue lettere proclama, hanno più volte fatto sapere che insomma sto 41 bis non è che gli piaccia troppo, e anzi hanno detto, fatto capire insomma che se certe cose non cambieranno
potrebbero anche essere disposti a parlare o comunque a dire la loro. Esattamente. Al di là del fatto che Graviano al processo trattativa si è avvalso la facoltà di non rispondere, questo è un'altra, perché c'è una trattativa in corso probabilmente, e non è un caso, a mio avviso, che oggi si torni a parlare con prepotenza di temi come proprio quello del 41 bis da togliere. Ho letto articoli allucinanti da parte di colleghi di altra carta stampata che propongono proprio di togliere il 41 bis, un sistema obsoleto e addirittura ai limiti della tortura, perché Strasburgo capisce assolutamente nulla, la Corte Europea, rispetto a questi temi, che non hanno avuto le stragi come noi, non hanno capito assolutamente nulla, no, e li dichiarano questi sistemi carcerari come al limite per quanto riguarda i diritti umani. Detto questo, oltre, si parla appunto di togliere l'ergastolo, si parla di togliere, di intervenire sui beni confiscati, non si vuole che i beni confiscati siano tolti non solo ai mafiosi, ai corrotti, quindi ai politici corrotti, quindi c'è tutta una serie di, c'è una partita in gioco in questo momento, credo, che di fatto potrebbe portare, qualora non venissero mantenuti magari quei vecchi patti, perché di questo si parlava nel papello, di questi temi qua, è singolare che a 25 anni di distanza si torna a parlare di cose. Si torna a parlare del papello. Insomma, la cassaforte, come è stata definita dall'ingegner Salvatore Borsellino, che ha portato con sé, diciamo, i segreti, gran parte dei segreti, che nemmeno un funzionario dello Stato, parlo del dottor D'Ambrosio, che ha avuto una morte da infarto, siamo riusciti a conoscere. Però è singolare il fatto che ci rivolgiamo ad una fonte, diciamo, malavitosa, e abbiamo perso di vista quella che dovrebbe essere quella ufficiale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i documenti relativi a questa storia, il capo dello Stato, il precedente capo dello Stato, ha voluto che fossero distrutti. Che ne pensate voi di questa considerazione? Chi va prima, Pietro? Diciamo che i documenti che sono stati distrutti, è stata distrutta un'intercettazione che oltretutto riguardava un terzo, cioè nel senso lì ci possono essere interpretazioni, quello che vogliamo, comunque non è che erano i documenti che sono stati distrutti, cioè, attenzione, il problema è che i documenti di Riina non si sa chi ce li ha, è molto complessa, certo, ad esempio io posso raccontare… ma basta conoscere i collegamenti, anche un'intercettazione telefonica ti consente di capire… Sì, no, ma l'intercettazione telefonica è un'intercettazione fatta molti anni dopo, fra un stiamo parlando più di 20 anni dopo, ed era relativa al tentativo di Mancino di farsi coprire dal Quirinale, dal Quirinale fondamentalmente. Poi non conosciamo il contenuto, ma è evidente che quello era quell'operazione, farsi coprire dalla, in qualche modo chiedere un intervento forte da parte del Quirinale in sua difesa. Però lì la questione è che cerchiamo di capire, cioè, nel senso che possiamo fare, io ho dei giudizi pessimi sulla figura di Napolitano, ma da molto prima che diventasse ministro degli interni e da molto prima che diventasse l'uomo della Costituzione, della mancata Costituzione europea, cioè da quando era nel PC insieme a Mendola e ad altri personaggi. Però lì la questione è, qui stiamo parlando di altra roba, cioè i documenti di Riina sono documenti relativi a rapporti finanziari enormi, droga, chi era sotto contratto, o chi erano i loro contatti dentro. Scusami se vi interrompo, ma volevo soltanto dire, perdonatemi se vi interrompo, in questa, diciamo, dannata ricerca, questi signori sembra che siano i mandanti di qualcuno che gli ordina di fare qualcosa. Questi mandanti non si sa chi sono, o perlomeno ufficialmente non si conoscono. Credo che questi documenti, adesso io non conosco, non ne posso sapere il contenuto, ma forse avrebbero potuto dare spiragli
da questo punto di vista. Ecco perché ho chiesto l'importanza di, diciamo, di sì, avere... Però non confondiamo i documenti, attenzione, cioè i documenti che sono stati distrutti per ordine della Presidenza della Repubblica, cioè per ordine della magistratura, della, non mi ricordo, mi pare la Cassazione, è un'intercettazione del 2000 e qualcosa ed è relativo a una conversazione fra alcune persone, e di cui una è il Presidente della Repubblica, in relazione a un tentativo di farsi raccomandare da parte dell'ex Ministro degli Interni Mancino. Non sono i documenti di Riina, i documenti di Riina non sappiamo dove sono. Quei documenti sono spariti perché c'è stato un buco di 15 giorni in cui c'è una responsabilità di uno dei padri dell'antimafia italiani, una responsabilità di distrazione, ovvero quella dell'allora procuratore capo Caselli a Palermo, che si è scordato di far firmare l'ordine di sorvegliare e soprattutto di far perquisire il covo di Riina. E questi qua gliel'hanno addirittura ridipinto, cioè nel senso questi hanno tolto qualsiasi traccia di DNA, di qualsiasi cosa, gliel'hanno fatto trovare pulito e addirittura ripittato. Quelli sono i documenti di cui, che sono arrivati a Messina Denaro, si dice che sono stati andati a Messina Denaro. E poi volevo dire una cosa che integra quello che ha detto prima sui Graviano e su quel processo, il processo dell'Utri, Aaron. Lì la questione è che Aaron ha segnalato la capacità di questi due fratelli Graviano. Dobbiamo anche capire un'altra cosa, che chi è, riapre tutti i giochi è un pentito che si chiama Spatuzza, che è un uomo proprio, cioè, totalmente in mano ai Graviano, che addirittura nel 2008 quando decide di pentirsi in qualche modo c'è in carcere, in vari incontri, non si capisce bene se lui si pente o se è un portavoce del tentativo di contrattare sul 41 bis, appunto, da parte di Graviano con lo Stato italiano. E lo è talmente tanto che c'è un confronto fra Filippo Graviano e Spatuzza, in cui a un certo punto Filippo Graviano ha un pentito, cioè il boss ha un pentito, gli dice testualmente: quello che dici non è, secondo me non è vero, ma chi sono io per dire stai mentendo? È una cosa che nessun boss direbbe a nessun pentito, anzi un boss gli sparerebbe a un pentito. Quindi fa capire che in qualche modo anche l'immersione di questa figura, Spatuzza non è certo un genio intellettuale o un grande stratega, è un esecutore materiale di basso livello, che essendo fedelissimo è stato utilizzato in cose terribili come le stragi, e quindi di cui avevano massima fiducia i Graviano, ma e comunque dipende completamente, cioè quello che emerge, cioè anche quando racconta Spatuzza nei suoi interrogatori dei Graviano, si vede un enorme, cioè lui deve tutto a questi due fratelli. E questa cosa qui, secondo me, ancora non è stata interpretata fino in fondo, non si è scavato fino in fondo per cercare di capire qual è il margine di trattativa possibile per riuscire ad avere pezzi di verità. È ovvio che il 41 bis è sicuramente il punto focale di una trattativa con i mafiosi, perché è l'impedimento principale a una loro continuità di rapporti fuori dal carcere, quindi la possibilità limita fortemente la loro possibilità di continuare a comandare anche stando in carcere. Questa è la questione centrale. Però secondo me con gli sconfitti a un certo punto bisognerà trovare un modo, non so, come il vecchio, fra l'altro lo teorizzavano perfino il Graviano, di arrivare non al processo del pentimento ma a quello della dissociazione che venne fatto con il terrorismo. Cioè abbiamo la necessità di sapere la verità, perché i responsabili dalla parte dello Stato, dell'impresa, cioè della parte cosiddetta buona della società,
noi ancora non l'abbiamo individuati ed è lì che dobbiamo cercare di capire. Il lato militare ormai l'abbiamo fotografato e l'abbiamo anche perseguito con grande efficacia in questi anni, lo Stato ha fatto un grande passo avanti, ma su chi ha giocato su questa parte militare ancora sappiamo pochissimo. Cioè non può bastare una figura di secondo piano, anche se importante, come Dell'Utri, come sfogatoio di tutto quello che invece interi settori dello Stato italiano hanno fatto collaborando attivamente in una strategia collettiva con utilizzando le organizzazioni criminali. Aaron, e tu cosa ne pensi? Io aggiungo poche cose al discorso che stava facendo Pietro. Assolutamente la partita va giocata, servirebbe, molte volte abbiamo sentito rappresentanti anche delle istituzioni alle recenti commemorazioni, alle ultime commemorazioni di Capaci, il Presidente del Senato Grasso ha detto apertamente ci vorrebbe un pentito di Stato, forse per sapere la verità, riferendosi anche a, commentando diciamo quelle che erano le notizie rispetto alla condanna delle stragi per quanto riguarda Via D'Amelio, che era stata appena emessa la sentenza, dove si diceva che appunto si sanciva Scarantino era stato indotto a mentire da qualcuno, il falso pentito Vincenzo Scarantino. Questo è una grande verità, è vero, avremo bisogno di rappresentanti delle istituzioni, e quindi vengo all'introduzione della tua domanda. Giustamente Pietro sottolinea, bisogna distinguere i vari documenti, ci sono documenti e documenti, ci sono pezzi di verità che sono stati in questi anni ricostruiti anche grazie alla magistratura che ha fatto il suo lavoro, grazie a processi, uno l'abbiamo appena citato, il Borsellino Quater, l'altro è Capaci Bis, l'altro ancora è ancora in corso ed è quello sulla trattativa Stato-Mafia, che a prescindere da quello che sarà il suo esito, comunque in questi mesi, in questi anni di processo, sono emerse delle cose che a mio avviso in parte sicuramente hanno ricostruito quello che era il quadro storico di quei tre anni, 92, 93 e 94. Un quadro che non avremmo mai saputo, ahimè, se non ci fossero stati Gaspare Spatuzza a pentirsi e Massimo Ciancimino, comunque figlio di un mafioso, a ricordare che dei carabinieri erano andati a trovare suo padre immediatamente dopo le stragi, la strage di Capaci, per capire cosa fosse quel muro contro muro. Queste sono parole dette dagli stessi carabinieri al processo di Firenze, quello sulle stragi del 93. Il fatto è proprio questo, sì, sono scomparse le cose, ci vorrebbe della verità. Da Napolitano ci saremmo magari aspettati che contribuisse a dipanare quelli che erano i dubbi che potevano sorgere su quale fosse stata quella famosa intercettazione, su cosa si fosse detto con Nicola Mancino al tempo indagato, non imputato ancora, ma indagato per falsa testimonianza. E diciamo che qualche idea ce la possiamo anche fare su quelli che sono state le mancate verità, o perlomeno cosa magari si possono essere detti. Io credo questo, noi non sappiamo che cosa il contenuto di quell'intercettazione, però sappiamo il contenuto delle intercettazioni tra Loris D'Ambrosio e Nicola Mancino. Loris D'Ambrosio a Nicola Mancino a un certo punto dice molto chiaramente: il presidente suggerisce, il presidente riferito a Napolitano, suggerisce se tu e Martelli perché non vi incontrate e non vi mettete d'accordo sulla versione da dare ai magistrati. Fino a prova contraria, questo è un perché sta suggerendo di fare falsa testimonianza. Praticamente sì. Cioè, tecnicamente. E Loris D'Ambrosio, il brutto o il bello, è che non è stato mai fatto un comunicato per smentire quelle intercettazioni di Loris D'Ambrosio, quelle parole di Loris D'Ambrosio. E Loris D'Ambrosio non è stato nemmeno cacciato, non sono mai state chieste le dimissioni di Loris D'Ambrosio. Loris D'Ambrosio è morto, è deceduto. Sappiamo che prima di morire aveva anche scritto una lettera al capo dello Stato, e in quella lettera dice appunto, lui parla, dice: mi rendo conto di essere stato
in qualche maniera coinvolto, di aver fatto delle ipotesi sui, ha parlato in quelle, ha fatto anche delle, ha parlato di indicibili accordi in quella lettera. Sì, ecco, sì. Questo è l'aspetto che, diciamo, un pochino ti lascia l'amaro, ti lascia ti lascia perplesso, perché magari se Loris D'Ambrosio fosse stato, fosse ancora in vita, ci avrebbe spiegato, magari certo, durante il processo ci avrebbe potuto spiegare che cosa significavano quelle parole sui indicibili accordi. Purtroppo noi faremmo ancora mille domande, magari ve le rivolgiamo in privato, ma il tempo è finito, sono le 23:03. Io ringrazio sia Pietro Orsatti che Aaron Pettinari per essere stati con noi questa sera. Ricordo agli ascoltatori che è possibile effettuare l'abbonamento sul sito, alla rivista, sul sito di antimafia2000.com. È sufficiente andare nell'area abbonamenti e potrete scegliere o la versione cartacea o quella in PDF. Bene, io ringrazio voi ascoltatori per essere stati con noi fino a quest'ora e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Radio Saiuz per Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. I nostri ospiti, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.